Care amiche e cari amici filosofi, buonasera, ben ritrovati a tutti. Con l'arrivo dell'autunno riprende la nostra attività, riprendono i nostri incontri. Questa sera un breve collegamento per comunicarvi che, per chi di voi fosse eventualmente interessato, a partire da venerdì 8 ottobre svolgerò un nuovo corso sul tema Filosofia della libertà. Il corso avrà sede presso il Centro Pime di Milano, ingresso segreteria via Monterosa 81, ingresso per le aule dei corsi via Mosè Bianchi 94. Il corso avrà luogo ogni venerdì mattina dalle 10:30 alle 12:30. Innanzitutto, permettetemi di dirvi che spero che la vostra estate sia stata piacevole, sia stata per voi salutare e soprattutto fonte di serenità. Perché un corso dedicato al tema della libertà? Vi invito a fare subito insieme con me un piccolo esperimento mentale. Provate a pensare come reagireste se in questo momento io vi dicessi: alzi la mano chi ritiene di essere libero. Beh, io penso che quasi certamente la maggior parte di voi ha provato una sensazione, almeno per qualche secondo, di perplessità. Ed è naturale che sia così. Vi sarete chiesti: ma libertà in che senso? In che senso io devo sentirmi o posso sentirmi libero, sentire di essere effettivamente libero? Ecco, vi sarete posti delle domande di questo tipo. E, dicevo, ciò è perfettamente naturale. Perché? Perché se da un lato il tema della libertà a prima vista dovrebbe essere un tema in grado di mettere d'accordo tutti, chi non dovrebbe desiderare di essere libero? In realtà, poi, approfondendo un attimo la questione, rivela di non essere così unificante questo tema e questa questione della libertà. Basti pensare per un attimo alle conseguenze, agli impegni, alle responsabilità che la libertà comporta. Il tema è estremamente attuale in questi giorni. Basti pensare, tanto per fare un esempio, sulla bocca di tutti e nelle orecchie di tutti, basti pensare alla questione del Green Pass. È uno strumento di libertà? È uno strumento di oppressione? Questo è un esempio di come il tema della libertà sia problematico e sia, per certi aspetti, per parecchi aspetti, divisivo. Ho una dimostrazione di questo carattere problematico, la troviamo immediatamente nel fatto che nel cuore del secolo scorso, del Novecento, lo psicoanalista e filosofo tedesco Erich Fromm ha pubblicato un'opera dal titolo Fuga dalla libertà. Già questo ci indica come la libertà sia un problema.
Lo stesso carattere problematico della libertà è evidenziato da un grande scrittore russo dell'Ottocento, Fyodor Dostoevskij, il quale, in uno dei suoi capolavori, nei Fratelli Karamazov, inserisce un capitolo intitolato La leggenda del grande inquisitore. In questo capitolo egli, da quel maestro della letteratura mondiale di tutti i tempi, che è, tratta appunto gli aspetti problematici della libertà, come fardello in parecchi casi estremamente difficile e faticoso da sopportare. O, a maggior ragione, la libertà sembrerebbe un tema in grado di mettere d'accordo tutti i filosofi. Quale filosofo non dovrebbe amare ed apprezzare la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di espressione? Ebbene, così non è. Questa unanimità non c'è neppure tra i filosofi. Perché da un lato esistono parecchi di loro che sostengono la libertà a spada tratta. Tra questi possiamo ricordare, per esempio, Erasmo da Rotterdam, Pico della Mirandola, Rousseau, Voltaire, Sartre. Dall'altro lato, c'è una nutrita schiera di filosofi che invece evidenzia le difficoltà, le aporie e i limiti della libertà stessa. In questo secondo gruppo possiamo certamente annoverare gli stoici, Lutero, Hobbes, Nietzsche. Per completare e per complicare il panorama esiste poi una schiera di filosofi che sostengono la libertà in linea di diritto, cioè sostengono il diritto degli uomini alla libertà, ma la negano in linea di fatto, cioè negano che gli uomini effettivamente siano in grado di esercitare questa libertà. In questo terzo gruppo possiamo annoverare filosofi come Spinoza, Marx e Marcuse. Cominciamo con un esempio di un filosofo classico, Lucio Annaeo Seneca, filosofo romano, latino, ma di ispirazione stoica, scrive una frase celeberrima: Ducunt volentem fata, nolentem traunt. Il destino guida chi lo accetta, trascina, travolge chi lo rifiuta. Ecco, sentite, la sonorità di questa frase, l'asprezza, la durezza di questa frase, ricca di lettere dentali. Ducunt volentem fata, nolentem traunt. Soprattutto quel traunt che conclude la frase è una parola estremamente icastica. Travolge, trascina. Fatevelo suonare un attimo nella mente e anche sulla lingua, questo suono, questa serie di suoni. Tutta la frase sembra una frase scolpita nel marmo. Tale
E tanta è la sua forza assertiva, la sua durezza. A sua volta, un filosofo temporalmente molto più vicino a noi, Friedrich Nietzsche, scrive in Umano troppo umano, nel 1878, queste parole. Ancora oggi, noi pensiamo in fondo che tutti i sentimenti e le azioni siano atti della libera volontà. Abbiamo fame, ma da principio non pensiamo che il nostro organismo voglia essere sostentato. Quella sensazione sembra manifestarsi senza motivo e senza scopo. Si isola e si ritiene arbitraria. Dunque, la fede nella libertà è un errore originario di ogni essere dotato di un organismo. La fede nella libertà del volere è un errore originario di ogni essere. Ma in un'altra opera di qualche anno posteriore, nella celebre Also sprach Zarathustra, così parlò Zarathustra, siamo nel 1883-1885, lo stesso Nietzsche scrive: il volere libera. Questa è la vera dottrina della volontà e della libertà. E poco oltre, volontà, così si chiama la liberatrice e apportatrice di gioia. Questo io vi ho insegnato, amici miei, e ora imparate anche ciò. La volontà stessa è ancora prigioniera. Bene, tutto questo non può che suscitare la nostra curiosità e il nostro interesse nei confronti del tema della libertà, delle difficoltà, delle incongruenze, per non chiamarle aporie, che esso comporta. Come si svolgerà il nostro corso? Prenderemo in esame le affermazioni implicite od esplicite sulla libertà, compiute da diversi filosofi e letterati, dall'antichità fino ai giorni nostri, dai presocratici fino ai contemporanei, e le sottoporremo ad un confronto critico, collegandole anche con i contesti storico-sociali in cui tali affermazioni sono state compiute. Perché astrarre una affermazione dal suo contesto è già in qualche modo un limitarla e deformarla. In questo lavoro noi ci varremo dell'aiuto di brani cospicui tratti dalle opere originali dei vari filosofi e scrittori che prenderemo in esame. Questo perché, come io ho spesso occasione di ripetere, è importante mantenere i contatti con le opere della letteratura primaria, le opere originali dei filosofi. Qual è il motivo? Il motivo è semplice. Sta nel fatto che molto spesso, purtroppo, noi sappiamo molto di ciò che è stato scritto su un autore, ma poco di quell'autore. E si tratta di una lacuna importante da colmare. Il corso sarà una sorta di cantiere aperto,
Nel senso che io non ho già prestabilito a priori quali saranno le conclusioni alle quali arriveremo. Ho fissato soltanto alcune delle domande a cui cercheremo, con il contributo dei vari autori, cercheremo insieme qualche ipotesi di risposta. Le domande saranno di questo tipo: che cos'è la libertà? La libertà è una dimensione individuale o collettiva? È più corretto parlare della libertà o delle libertà? Siamo liberi? Che cosa comporta l'essere liberi? La libertà è una condizione, una meta o un processo? Per cercare di rispondere insieme a queste domande, vi aspetto a partire dall'8 ottobre, ripeto, ogni venerdì mattina dalle 10:30 alle 12:30 presso il Centro Pime di Milano. Ingresso per la segreteria, via Monterosa 81, ingresso per le aule dei corsi, via Mosè Bianchi 94. A presto, rivederci e risentirci. Care amiche e cari amici filosofi, ciao a tutti.